A Sua Eccellenza le conclusioni. Però resta vicino a Sua Eccellenza, maestro. Santa Maria, Santa Maria, Maria, ora pro nobis, nobis peccatoribus, nunc et in hora in ora mortis nostre. Amen. Ci voleva, grazie. Grazie, grazie maestro. Maurizio è uno dei ragazzi della sua famiglia. La musica è medicina da sempre, io l'ho utilizzata per 78 anni. Anche bene, perciò sta così dentro. Bene, solo che maestro, ora il mio vescovo mi rovinerà, perché tu prima hai fatto un passaggio su Angelo e su Pietro e mi hai ricordato, il vescovo da sempre mi prende in giro per una cosa, no? Perché a Natale io lo vado a trovare e gli porto sempre ogni anno un dono, in dono un libro. Poi invece passa Pietro e gli porta il vino e lui dice: ecco la differenza tra Pietro e Angelo. Angelo fa chiacchiere e Pietro i fatti. Per essere più eleganti, materia e spiritualità. È troppo, troppo. Però noi ecclesiastici siamo con Pietro. Perché così ha voluto il Signore. Il Signore non ha affidato la Chiesa agli angeli, ma a Pietro. Concreto, pieno di peccati, però... Angelo... Aspetta, con gli angeli non è andato meglio, però... Angelo, ma non è vero che avevi un appuntamento? Lucifero era un angelo. E qua si continua. Bene. No, no, perché siamo all'ora di pranzo e so che il pranzo è sacro per noi. Solo due parole. Due, dopo tutto quello che abbiamo ascoltato, che è stupendo, soprattutto quando abbiamo potuto cantare alla gioia. Si rinasce dall'alto, ci è stato ricordato. Rinascere dall'alto vuol dire che non si parte da sé, dalle proprie capacità, dalla propria euforia, oppure dai propri problemi, oppure dall'autosufficienza. E questo tempo della pandemia ci ha descritto proprio, diciamo, la sconfitta dell'autosufficienza dell'uomo. Si rinasce dall'alto, vale a dire si rinasce da ciò che viene prima di te, oltre te, senza di te, però che è causa della tua vita, della tua presenza. Cioè, c'è qualcosa di misterioso, prima veniva detto dei miracoli, qualcosa di misterioso, di bello, che sfugge a noi, che è immensamente più grande di noi, ma che è causa della nostra vita, che è causa della nostra gioia. Allora si rinasce dall'alto. E quando si rinasce, accade una cosa totalmente nuova. Accade una cosa totalmente nuova. Ecco perché il Vangelo dice: non si può entrare di nuovo nella pancia della mamma. No. La rinascita è una cosa totalmente nuova, però una cosa totalmente nuova che accade in chi già c'è. Non ti devi inventare, accade in te. Si rinasce dall'alto. Tu puoi rinascere come
appartenendo all'altro, appartenendo a colui che sta in alto. Anche la genesi della vostra cooperativa non è la bravura di Angelo e di Pietro, nemmeno la programmazione di Angelo e di Pietro. No, è l'appartenenza fedele di Angelo e di Pietro a una compagnia vocazionale che aveva un sacerdote, Don Giacomo Tandardini, il punto di riferimento. Fino al punto che, se non ricordo male, Angelo, quando Angelo, molto amico di Don Giacomo, chiedeva a Giacomo di aiutare i giovani di Senise per trovare lavoro a Roma, Giacomo ha detto: no, Angelo, si risolve in un altro modo, portando il lavoro a Senise, non Senise a Roma. Capite bene che significa spopolamento. E avete notato anche l'orgoglio di Angelo? Non gli manca l'orgoglio, Angelo. L'orgoglio di Angelo quando diceva: la sede nostra è Senise. Poi abbiamo le succursali a Roma, a Milano, a Bari, a New York, non so dove. Però la sede è Senise. No, vedete, questo è importante, perché rinascere dall'alto è possibile dappertutto, anche a Cropani, Carmen. Anche a Cropani è possibile rinascere dall'alto. E è possibile anche a Senise, cioè è possibile dovunque. C'è un uomo che guarda in alto e a questo alto affida la sua vita e appartiene alla sua vita. Perché quando Albano dice che questa canzone a felicità immediatamente coinvolge, e lo dice perché? Perché corrisponde al cuore dell'uomo quella parola. Chi c'è? Trovatemi uno che non vuole essere felice, trovatemi uno che non vuole cantare, trovatemi uno che non vuole amare. E allora, se escono parole così, vuol dire che è possibile vivere così. L'ultima cosa, rinascere dall'alto come? Fedeli alla natura dell'uomo. E l'uomo è di per sé relazione, relazionale, nasciamo in una relazione. Per cui se la cooperativa, la cooperazione è la forma ideale del lavoro, non è una scorciatoia. No, questo è il lavoro, perché questo lavoro manifesta la natura intrinseca dell'uomo, un essere in relazione. Ecco perché Papa Francesco può dire fratelli tutti, e Padre Enzo lo ripete ogni giorno nelle sue trasmissioni: fratelli tutti, perché ci apparteniamo, non perché abbiamo deciso di fare a meno della nostra identità. No, no, nella nostra identità, fratelli tutti, per natura, per essenza, perché siamo fatti proprio per stare insieme. Allora, lavorare in una cooperativa è un compito vocazionale, mi permetto di dire. È una vocazione, ed è una vocazione che ti porta al cuore stesso della tua umanità. Ecco perché si può lavorare e si può stare bene. Auguri a tutti voi, grazie per quello che fate, buona giornata.